Chi sperava in un'energica reazione dei rossoblù al cambio di allenatore, sulla scia di quanto visto giovedì contro l'Inter in Coppa Italia, è rimasto profondamente deluso. L'illusione che qualcosa con l'arrivo di Mazzone fosse cambiato è durata mezz'ora. Un Cagliari ordinato, ben disposto in campo, pronto a chiudersi in difesa e a ripartire, ha retto bene il confronto con il Vicenza, che al 25esimo sfiora il gol su calcio di punizione con Maini. Pascolo sicuro para sulla sua sinistra. Immediata la risposta rossoblù, che immischia prima con Pancaro, poi con Villa, vanno vicini al gol. Al 32esimo Silva velocissimo ruba palla a Lopez e Mondini, che non si intendono. Gira verso la porta, ma Belotti spedisce in angolo. Al 34esimo il primo gol, Otero stoppa di petto su cross di Maini, brucia Bisoli e batte Pascolo inutilmente proteso. La ripresa si apre con un nuovo pericolo per il Cagliari, all'ottavo. Su punizione da sinistra Maini devia di testa, Pascolo è bravissimo a sventare. Al quarto d'ora Mazzone manda in campo Romero e Cozza per Muzzi e Tinkler, ma non cambia nulla, anzi il Vicenza prende a dominare la partita e tra i quattro uruguaiani contemporaneamente in campo si vede tutta la differenza che c'è tra Silva, Romero e O'Neill da un lato e Otero dall'altro. È proprio Otero che al 17esimo crea le premesse per il raddoppio. Riceve da Maini, tira e Pascolo riesce a deviare. Vega in ritardo sulla respinta e Murgita segna. Il Cagliari naufraga. Al 36esimo c'è un episodio dubbio in area vicentina, forse un fallo di Sartor su O'Neill. E infine Sanna salva sulla linea su conclusione di Maini. Un secondo tempo disastroso che fa temere sul futuro di questa squadra. Belli 45 minuti però. Le stesse belli cose. Veramente, belli veramente, perché meritavamo noi il vantaggio e non lo meritava il Vicenza. E lì c'è stata la svolta della partita, perché venire a Vicenza e mettere sul piano tattico, mettere in difficoltà il Vicenza non è da tutti. Ci siamo riusciti, abbiamo creato opportunità di andare in vantaggio, poi abbiamo fatto forse una leggerezza, una piccola così sbandata difensiva, leggerissima. C'è qualcosa che non va in questa difesa, Mazzone? No, ha rischiato poco, lasciamo stare gli ultimi 20 minuti. Gli ultimi 20 minuti eravamo un pochino sbaraglio, o dentro o fuori, abbiamo rischiato il tutto. Però la svolta è venuta fuori nel primo tempo. Quindi il Cagliari ultimo in classifica non preoccupa Carlo Mazzone? Preoccupa la classifica, ma questo non è che l'ultimo classifica si sia determinata oggi. È una partenza non felice, ha creato tutto questo, però si sapeva che avremmo potuto perdere qui, però si è fatto bene, è stata una buona prestazione. Penso che anche aver fatto giocare O'Neill, penso, oggi ho visto veramente un grande giocatore. Io onestamente lo conoscevo poco, stando a quello che si diceva a Cagliari, che il ragazzo aveva poca autonomia, contrastava poco. Questo ha fatto una partita eccezionale oggi. Questo ha dimostrato di essere un grande giocatore. Io penso che questo è molto importante.